concerti nel parco, tutto pronto alla Casa del Jazz. Il 7 luglio inizia la 27ª edizione del Festival I Concerti nel Parco, estate 2017. Lo slogan di quest'anno sarà "Lancia il tuo cuore davanti a te, e corri a raggiungerlo", questo antico proverbio arabo, che a mio avviso contiene una carica vitale ed emozionale fortissima, è stato inconsciamente fonte di ispirazione della programmazione artistica 2017. Si può forse affermare che esso riassume esistenzialmente, in maniera mirabile, il desiderio che ci anima nei momenti migliori della nostra vita. Desiderio, forza, energia, speranza di cambiamento, in questo breve inciso è espresso tutto ciò, ed in questo momento di confusione e panico che viviamo a livello mondiale vogliamo guardare a qualcosa di bello, che ci rimandi ad una positività, ha dichiarato il direttore artistico Teresa Azzaro. Così dal 7 luglio al 2 agosto, nella splendida location del Parco della Casa del Jazz, si avvicenderanno spettacoli dedicati a teatro, musica e danza. Venerdì 7 luglio, pensieri e parole. Il meglio del panorama jazz italiano si riunisce in un omaggio a Lucio Battisti, dal titolo Pensieri e parole. Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Javier Girotto, Mattia Barbieri, Peppe Servillo e Fabrizio Bosso ripercorreranno, in uno spettacolo originale che unirà teatro e musica, tutti i più grandi successi del cantautore italiano. Sabato 8 luglio, Tour 2000-3000. Ospite della serata il grande Nino Frassica, accompagnato dalla Los Plagers Band e dal gruppo vocale a cappella degli Alti e Bassi. Sarà un iter musicale che alternerà medley della musica anni 60-70, musiche rese famose dalle pubblicità, senza tralasciare le canzoni che lo portarono al successo al fianco di Arbore. Il tutto riadattato in pieno stile Frassica, che grazie alla sua verve comica coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo, che sarà non solo visto, ma soprattutto partecipato. Martedì 11 luglio ti racconto una fiaba e anzi due. L'Orchestra Giovanile di Roma diretta da Lemme Grado di Benedetto accompagna Edoardo Leo in un reading musicale dedicato a due opere, Pierino e il Lupo di Sergei Prokofiev ed Il Pinocchio di Carlo Collodi, con le celebri musiche di Fiorenzo Carpi sull'altrettanto noto sceneggiato di Luigi Comencini. Si tratta di un evento frutto della coproduzione di Arte Secondo Eventi e I Concerti nel Parco, volto ad avvicinare bambini e ragazzi alla lettura sfruttando la popolarità di un attore come Edoardo. Mercoledì 12 luglio, pochi avvenimenti, felicità assoluta, scene da un matrimonio. L'amore tra Clara e Robert Schumann, riscritto da Maria Grazia Calandrone, sarà il protagonista di questo concerto spettacolo, interpretato da Sonia Bergamasco e musicato dall'Estrio, con Laura Gorna al violino, Cecilia Radica al violoncello, Laura Manzini al pianoforte. Venerdì 14 luglio, Madre Taranta. Il polistrumentista Giovanni Tribuzio è l'ideatore di questa grande festa con musiche, balli, giochi e rituali della tradizione del centro-sud Italia. La compagnia Sciaraballo delizierà il pubblico con le sue coreografie danzando sulle note di pizziche, tarantelle, stornelli, saltarelli, serenate, canti e tammuriate, eseguite dal gruppo musicale Transumanze Popolari. Domenica 16 luglio, Long Way From Home. Il nuovo album di Peter Cincotti, Long Way From Home, viene presentato sul palcoscenico dei Concerti nel Parco, nell'unica data italiana. Giovedì 20 luglio, Todo Es Amor.
La Tango Spleen Orquestra diretta da Mariano Speranza vi porterà in terra sudamericana ripercorrendo brani legati alla tradizione folclorica argentina, e non solo. Ospiti d'eccezione i tangueri Stefania Ornella Parrino e Mariano Navone. Giovedì 27 luglio Venino Rome. Sara McKenzie in concerto. Sabato 29 luglio Credo, viaggio di scoperta alle radici dei nostri Credo. Mario Tronco dirige l'orchestra di Piazza Vittorio in Credo, un oratorio interreligioso su testi scritti e scelti da José Tolentino Mendona che utilizza musiche dell'orchestra di Piazza Vittorio, di Gioachino Rossini, di Guillaume de Machaut, ma anche canti sufi e canti religiosi elaborati, il più delle volte riscritti completamente, da Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli. Mercoledì 2 agosto Tour Enam. Torna la canzone popolare, che chiude questa 27ª edizione dei concerti nel parco, con Nando Cittarella e Tamburi del Vesuvio. Partecipazione straordinaria di Raffaella Misiti e Le Romane.